Ciao Sagittario, tocca a te in questo oroscopo per la settimana che va da oggi, 28 febbraio, al 6 marzo. Sagittario, che come tutti i segni di fuoco non ha alcun pianeta che lo illumina direttamente. La fortuna del Sagittario è quella di avere i pianeti in acquario, che in qualche modo sono positivi. In acquario abbiamo momentaneamente Saturno e Mercurio. Però, bella notizia, Sagittario, ti do una bellissima notizia. Domenica 6, due dei tre pianeti che in questo momento illuminano il Capricorno passeranno in acquario. Quindi in questo momento in Capricorno abbiamo Marte, Venere e Plutone. Marte e Venere passeranno in acquario domenica 6, quindi sarai un tributo, una festa per te. Abbiamo Marte, Venere, Mercurio e Saturno, tutti positivi. Bellissimo. Qual è la pecca? Perché la pecca c'è, chiariamoci, cioè nel senso non è che dice ok, va tutto bene, quando mai in questo oroscopo va tutto bene, o almeno non sempre. La pecca è che in pesci continuano tre toschi, che sono Giove, Sole e Nettuno. Non mi veniva il tema. Questi tre ti sono quadrati, quindi da una parte ti rallegri, intanto ok, non te la passi più male male male, perché Saturno e Mercurio sono dei bei big e ce li hai a tuo favore. E poi ancora a tuo favore da domenica, questa quadratura chiara non ti aiuta, anzi, che il sole quadrato, beh. Anche Giove quadrato, no? Ci cioè, se non proprio a posizioni, ma rallentamenti per quanto riguarda, diciamo che le cose potrebbero non filare lisce, ecco, più che rallentamenti che le vedo più nelle posizioni, diciamo che le cose potrebbero non filare lisce, ok? Soprattutto dal punto di vista del lavoro, insomma. Allora, altro pianeta, l'ultimo pianeta che ci tocca dire è Urano in Toro, poi dopodiché abbiamo detti tutti. Però non preoccuparti perché marzo domani entra, si avvicina il tempo dell'Ariete e chiaramente si avvicina anche il tuo periodo di riscossa. Allora, andiamo a vedere Sagittario, com'è questa settimana per te? Energia interna Sagittario. Ah, ti ricordo un'altra cosa questa settimana, bruttina. La luna nuova in pesci, il giorno 2 c'è luna nuova in pesci. Io credo che ti sentirai molto scarico tra il 2 e il 3. Meno male che passa presto. Energia interna. Il 5 di bastoni, energia esterna. Il 10 di spade al contrario, meno male. Energia della settimana. Il mondo, il demonio o il diavolo, il 9 di coppe. Sfida della settimana, il re di bastoni al contrario, fondo mazzo, il cavallo di coppe. Allora, vediamo i numeri: 32, 23, 32, 23 palindromi, 55, 21, 15, 42, fondo mazzo 39. Ora, interessante, interessantissima questa combinazione. Vi ricordo, scusate, mi ero distratta dalla musica. Vi ricordo che questi numeri potete giocarli, lotto una lotto, vi raccomando, giocate un euro, possono essere numeri che si riflettono, che in qualche modo come si dice, vi risuonano, ok? Quindi ci sarà un messaggio che vi risuona in queste carte. Vi ripeto, 32, 23, 55, 21, 15, 42, 39, ok? Allora, l'energia interna è quella del 5 di bastoni, occhio. Il 5 di bastoni solitamente, lo sappiamo, parla di conflitti. In queste carte non parla solo di conflitti, parla anche di gioie. Ora andiamo a vedere qual è esattamente il significato però di questo 5 di bastoni.
la regina di spade, il 6 di coppe, il papa, fondo mazzo, 2 di coppe. Perché ho la sensazione che è il conflitto la carta principale? Ti spiego perché. Perché questa figura è già una figura conflittuale, mezza fiore, mezza spina. Il passato, il pensiero fisso al passato, a un matrimonio e a un rapporto di coppia. Allora, qualcuno mi chiede per i singoli, stiamo attenti, non è che io parlo per forza delle coppie, parlo della persona verso cui ci potrebbe essere degli interessi. Allora, io penso che questa è una settimana in cui molti Sagittario sentiranno grande duplicità dentro di loro, grande conflitto dentro di loro verso situazioni del passato che sono irrisolte. Potrebbero essere vecchie coppie, potrebbero essere vecchi matrimoni. In ogni caso c'è qualcosa di irrisolto che va risolto, ok? Vediamo esternamente. Esternamente abbiamo questa 10 di spade al contrario. La 10 di spade si tende una brutta carta. Al contrario, ci parla invece di vantaggi. 5 di denari, temperanza, stelle. Diavolo, quanti arcani maggiori e quante volte abbiamo questo diavolo, quindi significa che tante volte abbiamo questa passione, potrebbe essere anche la gelosia, quindi esternamente a voi c'è una situazione che si trascina da tanto tempo. Io credo che in qualche modo ci sia il desiderio di lasciarsi andare alle passioni, mi è venuta così e ve la lancio. Vantaggio. Allora, la mancanza è di la stabilità, esternamente a voi c'è mancanza di situazione stabile, ok? Voi però, stranamente, potreste trarne vantaggio da questa mancanza di situazione stabile. Questa mancanza di situazione stabile potrebbe essere, da un lato, la vostra gioia, dall'altro il vostro dolore. Vi spiego perché. Da un lato è quello che volevate, dall'altro vi spinge ad essere gelosi, ad essere ossessivi. Molto presenti il Sagittario, l'Acquario e lo Scorpione in queste carte, molto. L'Acquario l'ho messo anche prima. Sagittario, Scorpione, Acquario. Però questa è la situazione esterna. Chi esternamente a voi ha il comando in questo momento? Chi sta rimettendo le cose in equilibrio? Chi ha vantaggio di questa forma anche di passione, di gelosia, di questo desiderio rovente? Voi sapete. Guarda che ci potrebbe anche essere una situazione esterna che mi parla di mancanza di disponibilità economica, che sta diventando un problema, un cruccio. Quindi non è soltanto uno il risvolto, possono essere tanti. La mancanza di disponibilità economica, di un certo benessere, è diventato un cruccio esagerato. Allora, vediamo la settimana. La settimana si apre col trionfo. 3 di spade, meno male che è il trionfo. 7 di coppe, sole, 4 di bastoni. Che confusione sarà, perché Dio. Confusione, dolore, confusione. Ho la sensazione che ci sia da mettere in atto una serie di scelte, anche se il mondo non è la scelta, potrebbe essere l'apertura o la chiusura. Ricordatevi che ci sono, potrebbero esserci contatti con l'estero, contatti con i social media.
rapporti di cui si sente fortissimo, ma proprio fortissimo, il legame. E sia sempre più chiaro questo legame, che questa cosa però ci confonde. Potrebbero essere rapporti nati attraverso i social, potrebbero essere rapporti con persone che stanno lontano da noi, ok? Ancora il demonio, ancora il diavolo, ancora questa carta numero 15. E ci parla di fatalità. 8 di spade, asso di mazze, papessa, diavolo e papessa. Regia di bastoni. Io ho detto prima che c'è una grande dualità nell'acqua, nel sagittario, grande, grande dualità. È un sagittario che ha tanto di non finito. Non portato a termine. C'è un desiderio esagerato, ma verso qualcuno che è nascosto, ve lo dico, oppure si tiene dentro di sé un desiderio esagerato, anche di aprire situazioni nuove, il Sagittario, però poi contemporaneamente si tiene molto riservato, molto riservato, molto chiuso. Il Sagittario è convinto che un incontro, un qualcosa, sia dovuto un'attrazione, scusatemi il termine, passare il termine bestiale che ha. Si è dovuta a un qualcosa del fato, ok? Un evento del fato. E ha difficoltà a lasciarsi andare. O ha difficoltà perché ha paura che questo incontro sia manipolato. Guardate quello che mi sta avvenendo con questa papessa e questo diavolo. Sia manipolato da qualcuno che fa le carte, che ha arti magiche in mano, energie, eccetera. Cioè un sagittario effettivamente è un po' confuso perché non è che si manipolano gli incontri, cosa avvengono e basta. Chiaro, ci sono delle energie che risuonano, per cui se siamo bravi a manifestare i nostri pensieri, le nostre idee, prima o poi l'universo si organizza per ascoltare le nostre idee. Però da qui a pensare che un incontro, un nuovo inizio potrebbe essere in qualche modo manipolato da qualcuno che si occupa di energie, di carte, insomma, ce ne vuole. 9 di coppe, 8 di bastoni, 10 di bastoni, qua l'imperatore e 9 di bastoni, tutti i bastoni. 8, 9, 10, abbiamo fatto, li abbiamo tutti. Allora, io credo che a fine settimana, in qualche modo, forse da questo passaggio dei pianeti, acquista concretezza. L'imperatore vuole dominare, ha la volontà di dominare, la volontà di superare queste difficoltà, che sono state tante, scusate, tantissime, e lo vuole fare anche in maniera abbastanza veloce. Si vuole dedicare all'amore, alla carriera, a ritrovare il senso di gioia che non ha avuto più nell'ultimo periodo l'acqua. Bam! E non lo so perché l'acquario. Qualcuno di voi va in risonanza col Sagittario e con l'acquario. Qualche Sagittario va in risonanza con l'acquario, io ve lo dico, perché ce l'ho qua davanti. E che è molto forte in questo momento l'energia. Quello che stavo dicendo. Al fine settimana è un sagittario che in qualche modo ritrova la voglia di dominare, ritrova la voglia di fare, di superare tutta una serie di difficoltà che ci sono state, però lo fa sempre portando le mani avanti, come si suol dire, molto sulla difensiva. Ok? Quindi c'è un sagittario, di nuovo cosa dicendo, c'è un sagittario che vuole superare le difficoltà, che a fine settimana è disposto a superarle, però è sempre in qualche modo in allerta. Qual è la sfida di questo Sagittario? Il re di bastoni, al contrario, l'asso di coppe, la torre, il 6 di bastoni, il 4 di denari. Allora, io ho la sensazione che ci sia un Sagittario che brucia. Cosa intendo? Che questa settimana potrebbe alternare momenti di lucidità a momenti di rabbia esplosiva, ma rapida, molto rapida.
E dobbiamo cercare di superare questi momenti di rapidità eccessiva, di rabbia, di focosità eccessiva. E invece lasciare che le cose si muovano in maniera più controllata. C'è vabbè, c'è un sagittario che in qualche modo deve superare anche questa troppa indulgenza di sé. È un sagittario che è troppo convinto che di essere nel giusto o di un sagittario che stranamente un po' si piange addosso in questo periodo, un po', non tantissimo. Vi ho detto, ha una energia abbastanza duplice, molto duplice. Credo che abbia grande problematica per quanto riguarda il lato economico, almeno non è grandissima, però sente la mancanza di una stabilità da un punto di vista economico, di solidità più che stabilità, di solidità da un punto di vista economico, vorrebbe molta più solidità. Ci sono delle situazioni che stanno finendo, ci sono delle situazioni che hanno raggiunto il loro culmine e si dovrebbe. Dovrebbe chiarirsi le idee, ma non se le chiarisce tanto perché è preso da questa confusione, da questo rammarico, da questa sofferenza, per questa chiusura, per questa situazione particolare. C'è da dire anche che ci sono le situazioni che stanno esplodendo, che possono esplodere, possono prendere piede, possono iniziare, però c'è un sagittario che è particolarmente contenuto. Ripeto, qualche sagittario ha paura che questa situazione sia in qualche modo manipolata. Ha delle paure, delle resistenze interne altissime. Fine settimana, fortunatamente, si lascia un po' andare, riprende la sua capacità di giudizio, nel senso la sua capacità dell'io valgo, perché all'inizio della settimana quello che mi arriva è che questo Sagittario sia un po' in balia, che è poi strano per Sagittario, però sia un po' in balia degli eventi, un po' in balia di questa forte alternanza di se stesso e non si renda conto, non mette in atto quell'io valgo che di solito mette in atto. Lo troverà fortunatamente a fine settimana, ok? Quindi fine settimana in ripresa, anche se sempre un po' con le difese alzate, lo dico. Allora, Scorpione, Leone, Acquario, Sagittario, lo sapevamo, Toro. Scorpione abbiamo trovato più volte, abbiamo visto. Ok, questi sono i segni che maggiormente questa settimana si dovranno avere a che fare con il Sagittario. Andiamo a vedere adesso un oracolo. Sagittario. Manco a dirlo nuovamente. Allora, sul numero 15 qualcuno di voi ce l'ha proprio segnato. Qualcuno che è in collegamento adesso, numero 15 se lo porta appresso. Qui c'è qualcosa che secondo voi si muove per volere divino, per qualcosa che voi non riuscite a gestire. Un'attrazione che non riuscite a gestire. Continua anche questa carta a parlarmi di qualcuno che vi attira e che voi sentite di non riuscire a gestire. Vediamo le sirene e i delfini che cosa ci dicono del Sagittario. Anima gemella. Questo è il momento per una nuova storia d'amore. Conforto e base spirituale, l'abbiamo detto in tutte le salse, c'è qualcosa che vi attira, che pensate di non riuscire a gestire, pensate che ci sia qualcosa che va al di là, ce lo dicono anche queste carte. Questa settimana in cui sentirete forte, forte attrazione verso qualcuno, effettivamente è qualcosa che ha una forte base spirituale. Che non riuscite, no, non lo sapete gestire, l'ho detto, l'ho ridetto e lo ridico. Non riuscite a gestirla questa cosa. Non trovo più le carte, eccola qua.
Andiamo poi la canzone della settimana. Caro mio Sagittario. Ostinato amore. Ostinato amore che non ti dai per vinto mai. Qualcuno di voi questa canzone la conosce o dovrebbe ascoltarne le parole perché è un messaggio. Mi raccomando, fatelo, mi sapete dire nei commenti. Ok, questa è una canzone di Renato Zero. Perfetto Sagittario, questo è il tuo oroscopo per la settimana che va dal 28 di febbraio al 6 di marzo. Se ti è piaciuto metti il like, se ti sei trovato scrivi nei commenti come al solito e noi ci vediamo la settimana prossima. Bye bye!